benvenuti per android.it. Oggi vorrei vedere con voi l'applicazione Drawing Pad. A costo di 1,39 euro, oggi è stata resa gratuita sull'Amazon Android App Store e merita attenzione per molti motivi. Il primo che mi sentirei di citare è che è stata utilizzata in televisione per la pubblicità del NOC Color. Appena aperta, presenta questa schermata. Andiamo prima a vedere le due funzioni in basso a sinistra. Nella prima schermata ci viene presentato innanzitutto un piccolo esempio degli effetti grafici, disegni, eccetera, eccetera, che possiamo fare. Poi, nella sezione a destra, come vedremo dopo, troveremo tutti gli strumenti. E qui viene spiegato, per esempio, che questa icona serve per scegliere i colori di sfondo. Questo serve per mettere gli stickers, questo per questa particolare funzione. E una cosa importante che altrimenti potrebbe essere non chiara, questa icona serve per salvare e condividere. Troviamo anche un piccolo post che ci dice che se abbiamo domande o dubbi basta scrivere a quell'indirizzo mail. Andiamo a vedere anche la seconda voce che ci presenta le due altre applicazioni che lo sviluppatore ha su Android Market. La prima Shape Builder e la seconda Connect the Dots. È possibile andare sull'Amazon Android Market anche se, come possiamo vedere, se la scaricate da Amazon, vi dà il link ad Amazon. Altresì, se l'avreste scaricata dall'Android Market di Google, verreste indirizzati al market, che non è altro che una semplice URL. Torniamo indietro e ritorniamo alla schermata iniziale. La voce album comunque presenta dei problemi perché se provassimo ad aprirlo spesso ci rimanda o alla sezione come si utilizza l'applicazione oppure altre app. Come fare per risolverlo? Si ritorna alla schermata e si riapre da zero. Andiamo a vedere come si presenta la nostra app. Allora, sulla sinistra foglio completamente bianco, sulla destra tutti gli strumenti. Vorrei vedere insieme a voi quanti tipi di pennelli, per esempio, propone e tutti di diverso colore. Se andassi a fare un disegno, viene rispettato lo spessore e la grandezza del pennello. È facilissimo. Io ho per esempio uno schermo da 7 pollici. Se voi ne avete uno da 5 piuttosto che da 10, potreste vedere molti più pennelli dei 7 contemporaneamente che riesco a vedere io. A questo punto ho finito di utilizzare lo strumento pennello, clicco il tasto home, vado ad attivare i pastelli. Ecco che anche in questo caso, scorrendo posso scegliere diversi colori di pastello. In questo caso però non noto una differenza sulla punta. Proviamo a fare un esempio. Allora, innanzitutto si nota che è un pastello. La grafica dell'applicazione è esattamente la riproduzione di il grafo di un pastello. Però proviamo questa che ha la punta sottilissima. Ok, in caso di pastelli possiamo dire con certezza che non c'è differenza di grandezza della punta e quindi di possibile effetto sul disegno. Andiamo a scegliere la terza opzione, che non sono altro
che questi strumenti, vedete, possiamo anche proprio con un piccolo cassettino, anche in questo caso solo differenze di colori e non differenze di grandezza della punta. Possiamo trovarli tutti. Torniamo ancora una volta cliccando il tasto con la casetta in alto, lo ricordo, e questa volta scegliamo i pennarelli. Lasciamo uno spazio libero. Ecco i pennarelli. Sicuramente se avete un pennino capacitivo il risultato potrebbe essere nettamente migliore. Di quello che sto facendo io. Rieccoci, andiamo a provare un altro strumento. Questo strumento va a disegnare gli effetti che vengono riportati. Vedete, per esempio, questo è una sorta di timbrino. Adesso, credo sia proprio il caso, vado a dare una bella pulizia, così posso utilizzare tutti gli strumenti e mostrarveli nel modo migliore. Avete visto? Ho cliccato questa voce che è la penna. Ritornando a questa dei piccoli timbri, anche in questo caso non si può scegliere la grandezza, lo spessore, per esempio dei cuoricini piuttosto che delle bollicine, ma sono impostati di default dall'applicazione. Ritorniamo alla schermata home. Ricordate questa opzione che vi avevo mostrato nella schermata come si utilizza l'applicazione? Mi permette di scegliere il colore dello sfondo. Possiamo vedere che non ci sono solo colori neutri, ma ci sono anche colori con effetti di ogni genere. Il bello deve ancora venire. Abbiamo visto gli sfondi, questi sono i piccoli stickers, per esempio. Ok, abbiamo messo la nostra locomotiva. In alto abbiamo 5 opzioni, allora un lucchetto, in questo modo vediamo, non possiamo più muoverla, a meno che ritorniamo e apriamo il lucchetto. Andiamo a scegliere la seconda opzione, purtroppo su uno schermo da 7 si sente molto se le icone sono piccole. La seconda opzione non funziona. La terza ci permette di renderlo speculare. La quarta ci permette di andare a fare dei piccoli disegnini sullo sticker della nostra carrozza. A questo punto andiamo a metterne un'altra per l'ultimo, che è un cestino, icona veramente chiarissima che permette di cestinare la nostra carrozza sticker. Ancora andiamo a cancellare tutto. Lo sticker viene riconosciuto come un semplice disegno, quindi non ci vogliono strumenti particolari. Ecco, questa è l'ultima opzione del reparto gomme e permette di cancellare tutto. Erase all, tutto quello che ci sarebbe stato disegnato qui viene pulito in un colpo solo, nel caso non vogliamo stare a impiegare troppo tempo e sappiamo che vogliamo cancellare tutto. L'ultima opzione
Prima ovviamente vado a fare un po' di pasticci, perché altrimenti non ha senso. Ok, l'ultima opzione, che ha l'icona di una penna USB, mi permette di condividere in rete il mio disegno. Secondo punto, salvare nell'album. Lo clicco. Ed ecco che mi appare la finestra che è stato salvato. Il terzo punto, salvare in galleria. Aspettiamo un momento ed ecco la finestra che compare. Ecco, magari sono i 3-4 secondi che bisogna aspettare, nonostante l'hardware Tegra 2, che magari non sono un punto a favore. A questo punto, proviamo a cliccare su Share. E condividiamo il nostro bellissimo disegno con i cuoricini. Allora, appare una finestra che ci dice opzione di condivisione. Disegna, insomma, il nome dell'applicazione ti permetterà di condividere la tua immagine. Vuoi continuare? Sì. A questo punto mi vengono presentate tutte le applicazioni che hanno la funzionalità di condivisione. Questo è il sistema integrato di Android, quindi l'applicazione non si interfaccia direttamente con Twitter piuttosto che Gmail, non entra direttamente in contatto. Io voglio andare a postarlo su Twitter, quindi attendo un momento, vediamo insieme. Ho dovuto ripetere la procedura due volte, ma la seconda volta cliccando su Twitter è partita. A questo punto, in alto appare la scritta fatto con il nome dell'applicazione e a seguire il link all'home page di Drawing Pad. A questo punto siamo arrivati fino a qui, twittiamolo. Clicco in alto su Tweet. Voi ovviamente, se utilizzate un'altra applicazione, magari il tasto può essere da un'altra parte. Aspettiamo un momento, fra poco ve lo faccio vedere su web. Ok, eccolo qui. L'applicazione ha condiviso correttamente il mio disegno su Twitter. Il servizio utilizzato è stato TweetPic, come potete vedere in alto a sinistra.